ragazze, bentornate o benvenute sul canale se siete delle nuove iscritte. Oggi, in questa nuova puntata di questa rubrica, che se siete nuove magari non sapete di cosa si tratta, praticamente proviamo insieme per la prima volta dei prodotti quindi nuovi che non ho mai provato e quindi vediamo e abbiamo insieme Morris. E quindi valutiamo insieme le prime impressioni dei prodotti. Le capsule collection saranno 7, ne sono uscite 2, questa appunto è la seconda. E la prima ve la lascio qui in alto a sinistra, dove andiamo a vedere anche lì le prime impressioni in merito. Questa, la seconda capsule collection, come vi dicevo, si chiama Tropic Heat. E i due designer sono i designer del brand Leitmotiv o Leitmotiv, non so benissimo come si pronunci. Rispetto alla precedente, questa è una collezione molto più colorata rispetto al concept quasi make-up no make-up della prima capsule collection. Io non ho tutti i prodotti, vi faccio vedere quelli che mi sono arrivati e iniziamo subito a provarli. Come primo prodotto vi faccio vedere lo smalto, che in questo momento non posso provare perché ho il gel che è ancora nuovo, per cui mi dispiace andarci ad applicare lo smalto sopra, magari ve lo farò vedere poi più in là su Instagram. E lo smalto della colorazione 03 è un colore bellissimo, infatti quando l'ho visto sono stata tentata nell'applicarlo subito, poi mi sono trattenuta. Oltre a questo ci sono altre due colori, quindi in totale 3 referenze colore per quanto riguarda gli smalti, e questo è davvero meraviglioso. È non lo saprei descrivere, ma è davvero un colore, spero che riusciate a vederlo anche di là, molto molto bello, bellissimo. Iniziamo subito con un bel prodotto interessante, che sono i Lips and Cheeks. Questo qui praticamente è un prodotto, uno stick labbra, sia per uno stick, scusate, per labbra e per le guance, qua mi dice aroma di frutta. Sì, in effetti buonissimo. Infatti diciamo che il concept di questa collezione si rispecchia oltre nei packaging. Guardate, sono meravigliosi, bellissimi, sempre queste, diciamo, queste decorazioni floreali e fruttate. Vedete, qui c'è la ciliegia, che ricordano molto il brand di questi designer, ma soprattutto le profumazioni rispecchiano quello che è anche il concept e il design della collezione. Tra l'altro c'è una pochette bellissima che io non ho ricevuto e che secondo me andrò a comprare, che è favolosa, mi piace da morire, molto estiva. Di pesca più che cocco, qua leggo anche cocco, però sento tanto la pesca. È un prodotto che loro consigliano sia per l'applicazione delle guance, cioè sia per fare il blush che per le labbra. E anche di questo, compresa questa, ci sono 3 referenze colore. Questa è la colorazione 02. Allora, proviamola sulle labbra. È molto morbida come texture. Da giusto un leggero colorito, infatti qua dice che illumina e tonalizza le labbra, in realtà non deve donare un colore, da solo questo effetto burro cacao leggermente rosato. È molto molto scivolosa come texture, quindi se non vi piace questo effetto super scivoloso non è il prodotto che fa per voi. È proprio un burro cacao all'ennesima potenza, quindi tra un gloss e un burro cacao. Sì, l'odore che poi avvertite anche in bocca è sempre di pesca e mi piace tantissimo. Ora andiamo a vedere sulle guance, io non so se in realtà colori, proviamo. Quindi io lo vado ad applicare, credo in questo modo, e poi lo sfumo con le dita. Diciamo che è molto molto delicato, questa è la colorazione 02, però guardate, è molto luminoso, quindi avete comunque sempre questa sensazione appiccicosa, non penso che si asciughi, ora vediamo durante il corso del video, però avete questo colore leggermente leggermente colorato, forse la colorazione 03 è più intensa, questa è la 2, e vi fa questo effetto, non so se riuscite a vedere, luminoso, però il colore è veramente delicato e ovviamente essendo un po' luminoso va leggermente a evidenziare i pori, però l'effetto è super super naturale. Questo è il primo prodotto e costa 7,95 euro.
Allora, non lo applico da questa parte perché passiamo al prossimo prodotto che si chiama Dewy Stick. E praticamente, leggo la brochure per darvi la definizione corretta, è uno stick trasparente a effetto bagnato, una formula ideata per donare al viso un effetto luminoso in 3D. E penso che sia, no, è l'unica referenza presente. Come potete vedere, stesso packaging per quanto riguarda le Lips and Cheeks, però dà solo questo effetto luminoso. Andiamo a provarlo e vediamo un po'. Credo che sia la stessa texture, però in colore, quindi non è colorata. Allora, io non so. Allora, aspettate, che devo un attimino prendere delle considerazioni. Allora, qui vedo che è rimasto un po' di fondotinta sul prodotto. L'effetto, allora, fammela concentrati. Allora, l'effetto non è male, come potete vedere, penso che riusciate a vederlo, è come se foste sudate in realtà. E non è male questo effetto qui, però questa sensazione che ho appiccicosa non mi fa impazzire, perché metti che io bacio una persona, comunque si sente questo effetto appiccicoso, vediamo qui. No, rimane sempre questo effetto così appiccicoso, quindi non so quanto possa essere bella questa cosa. Proviamo anche sul naso. Cioè, bello come effetto visivo, però guardate, sul naso mi ha completamente tolto il fondotinta. Vi faccio vedere da vicino. Non so se riuscite a vedere, ma applicandolo sul naso vi toglie completamente il fondotinta, quindi diciamo che sul naso non è l'applicazione migliore. Qui leggo scritto viso, quindi in effetti il naso è anche compreso nel viso, però essendo duro, quando andate ad applicarlo con forse dovete prima applicarlo sulle dita e poi picchiettarlo, perché se lo applicate direttamente dallo stick vi va a togliere il fondotinta. Qui sulla guancia in realtà un po' di fondotinta lo ha tolto, perché vedo che si intravedono le mie macchioline, quindi di base un po' di fondo lo toglie. O lo tamponate in questo modo, perché se lo andate appunto a trascinare vi va proprio a rimuovere il fondotinta, quindi dovete picchiettarlo. Ripeto, effetto molto bello, perché ha questo effetto bagnato, super glow, che può essere carino in determinate occasioni, però non mi piace questo effetto appiccicoso. Qui sul blush è diminuito di molto, però ancora si sente. Qui non lo so, andremo a vedere, ma comunque rimane questo effetto un po'. Altro prodotto presente all'interno della collezione è l'illuminante, questo qui in pot. Io ho la colorazione 02. E dice: una speciale tecnologia memory consente al gel di recuperare la forma originaria dopo l'applicazione. La texture è fresca e leggera e si fonde perfettamente con l'incarnato, donando naturale brillantezza in due referenze, una più pescata, una più dorata. Ora, io qui ho applicato il prodotto, quindi lo vado un attimino a tamponare. E tamponando, guardate, viene via proprio completamente tutto il fondotinta, non so se riuscite a vedere. Come confezione trovo un po' scomoda, perché io avendo le unghie, vedete, lunghe, devo andare a pucciare il dito all'interno, quindi non mi fa impazzire. Quindi prendo un pennellino e prelevo un po' di prodotto e lo deposito sulla mano. E andiamo un attimino a vedere. La consistenza è abbastanza fluida e cremosa allo stesso tempo, però vediamo come si comporta. Oh, sarà che a me gli illuminanti così super leggeri non mi fanno proprio impazzire, però rispetto all'effetto bagnato 3D del prodotto precedente, questo ha una texture più leggera, per cui secondo me adesso, ora che finiremo l'applicazione, si asciuga, quindi non vi rimane bagnato come effetto, quindi dovete semplicemente tamponarlo in questo modo. Da quel velo dorato pescato, ma proprio veramente delicato, ragazzi, non vi aspettate, vedete, cioè non vi aspettate l'illuminante super power. Vediamo se da più vicino riuscite a vedere meglio. Quindi, come potete vedere, un po' la diluisce la vostra base, quindi il vostro fondotinta al di sotto un po' diventa più leggero, perché appunto si diluisce con l'illuminante, però l'effetto è molto molto delicato, ha quel riflesso caldo, però è super delicato.
E non è male, non è male. Questo è l'effetto sul viso. Allora, adesso toccandolo dopo un po' di tempo, è proprio pochissimo appiccicoso, quindi rispetto a quello precedente che non era proprio un illuminante ma era appunto un effetto bagnato, questo si asciuga e quindi non avete quella cosa appiccicosa che rimane ancora qui sul blush. Potete andare appunto a ovviare a questa cosa andando ad applicare un blush in polvere, però non so poi quanto convenga comprare questo se poi dovete applicare un blush in polvere. Ho il Primer Fixer, questo qui, che è uno spray a base d'acqua arricchito di fragranze fruttate da applicare dopo il make-up per fissarlo e donare al viso luminosità e freschezza. Disponibile anche questo in tre referenze, penso che cambi soltanto la profumazione. Questa è la numero 02, andiamo a vaporizzare sul viso. La profumazione è bellissima, voglio andarla a vaporizzare sulla mano per capire un attimino, perché dice che sì, è luminoso perché all'interno ha delle micro, ma proprio piccolissime pagliuzze, quindi una volta depositate sul viso e una volta che appunto asciuga sul viso vi dà questo effetto un po' luminoso, non so se si riesce a vedere proprio, guardate qui. Qui sulla fronte si nota, è proprio leggero, però ve lo dà questo effetto, guardate come sono diventata un po' lucidina. Considerazioni finali su questa collezione, almeno per i pezzi che ho provato io. Allora, per quanto riguarda lo smalto, la colorazione mi piace tantissimo, non so dirvi poi effettivamente com'è nella durata. Venendo poi al prodotto per labbra e guance, allora lo trovo un prodotto secondo me ideale se non vi truccate tantissimo, quindi se il vostro make-up è molto semplice, vi piace l'effetto un po' glow, luminoso, sicuramente può essere un prodotto indicato per voi, perché le labbra comunque guardate vi dà un colore carino, perché d'estate non so se questo effetto appiccicoso può essere piacevole col caldo, però lo consiglio a quella tipologia di donne o ragazze, perché se vi truccate tanto magari questa cosa mi sembra acqua fresca. E questo al costo di 7,95 euro. Per quanto riguarda il Dewy Stick, anche questo al costo di 7,95 euro, secondo me l'idea non è male, se vi piace questo effetto un po' bagnato, super glow, che sembra quasi sudato, fa questo, cioè dà proprio questo effetto qua, super luminoso, che è molto diverso dall'illuminante, come avete visto è proprio un effetto bagnato, quindi è carino, non so, magari applicato in alcune zone del corpo non è male, però non mi piace che dà questo effetto, cioè che rimane questo effetto appiccicoso, quindi sul viso magari se baciate una persona, gli date i baci con le guance, si sente questo prodotto appiccicoso. Sia questo che questo, essendo un po' così molto burrosi, vanno a fondersi col fondotinta e quindi un attimino un po' lo diluiscono. Quindi questo è un prodotto un po' particolare che deve piacervi come idea. Quanto riguarda l'illuminante, che ha un costo di 6,95 euro, anche qui dovete innanzitutto stare attento a chiuderlo bene altrimenti vi si secca, e non mi piace fatto in questo pack, in quanto dovete munirvi sempre di un pennellino per andare a prenderlo, perché con le dita personalmente a me non piace. Se vi piace l'illuminante così delicato, penso che è un prodotto che fa per voi. I grammi all'interno sono 3,5, quindi non è tantissimo prodotto, ma diciamo che è una texture talmente fluida che con poco prodotto riuscite a realizzare il vostro illuminante, però vedete è veramente delicato. Io amo l'effetto super power dell'illuminante, quindi è un prodotto che vedo più da tutti i giorni se non amate l'illuminante super acceso. Per quanto riguarda il primer, abbiamo un primer che costa 7,95 euro. All'interno, mi sono dimenticata di dirvi, ci sono queste palline, quindi vi consiglio di agitarlo prima dell'utilizzo, perché appunto secondo me le particelle presenti all'interno devono miscelarsi con il liquido del primer, e vi fa questo effetto, guardate, luminoso, molto molto luminoso, non molto, nel senso vi dà, io lo noto soprattutto sulla fronte, non so se in video si riesce a vedere, luminoso sulla pelle, quindi se vi piace l'effetto super matte sicuramente questo non è un prodotto che fa per voi, perché va vaporizzato su tutto il viso, usando il trucco dovrebbe andare un attimino a far durare maggiormente l'applicazione del prodotto. La profumazione è molto bella, la sentite anche dopo successivamente, non in maniera forte ma abbastanza delicata, e appunto ripeto, vi fa questo effetto un po' glow sulla pelle, che a me non mi dispiace, devo dire che questo prodotto mi piace come effetto finale. Gli ultimi due prodotti che ho dimenticato di farvi vedere, uno è questo pennello
che lo consigliano per il viso, quindi abbastanza grande, vi permette di andare ad applicare la cipria ma anche lo stesso blush. Diciamo che lo vedo più un pennello da collezione più che un pennello da avere assolutamente. Ultimo prodotto che mi sono dimenticata di farvi vedere è questo eyeliner, e io lo possiedo nella colorazione bianca, ma esiste in altre 4, compresa questa, reference colore. La punta è abbastanza particolare, non so se riuscite a vederla, è bombata sulla base e poi sottile verso l'alto. Andiamo ad applicarlo e vediamo un po' come si comporta. Allora, vabbè, è bello scrivente, pensavo che non dovesse scrivere per niente, invece sta scrivendo. Scrive, ma si fonde un po' con l'ombretto. Questo qui, meno nella colorazione bianca, non mi fa impazzire. Il colore non è super pieno, quindi si intravede un po' il... sì, è bianco, però non è quel bianco neon. È un bianco un po' più slavatino, cioè applicandolo su questo ombretto è diventato leggermente rosato, quindi si va a sommare all'ombretto che avete al di sotto. E niente ragazzi, questo era tutto per quanto riguarda la collezione. Fatemi sapere tra i prodotti che vi ho mostrato quello che vi ha incuriosito di più, o addirittura magari se l'avete già comprati qualcuno di questi o altri diversi dai miei, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi hanno deluso, se siete rimaste contente del vostro acquisto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!